Quando si prende un topo e lo si chiude in una gabbia a due scompartimenti, il cui spazio, cioè, è diviso da un tramezzo, al centro del quale si trova una porta, e il pavimento della gabbia è percorso ad intermittenza dalla corrente elettrica, prima che la corrente elettrica venga immessa nella rete del pavimento, un segnale avvisa l'animale che si trova nella gabbia che 4 secondi dopo la corrente passerà, ma in partenza non lo sa. Se ne accorge in fretta. All'inizio è inquieto, ma quasi subito si accorge che c'è una porta aperta e si trasferisce nello spazio contiguo. La stessa cosa si ripeterà pochi secondi dopo, ma l'animale comprenderà ugualmente molto in fretta che può evitare il castigo del piccolo shock elettrico alle zampe ripassando nello spazio della gabbia nel quale era prima. Questo animale, che subisce questa esperienza per una 10 di minuti al giorno, durante 7 giorni consecutivi, alla fine del 7° giorno sarà in condizioni perfette, in ottima salute, il suo pelo è liscio, non ha ipertensione arteriosa. Ha evitato la punizione tramite la fuga. È stato bene. Ha mantenuto il suo equilibrio biologico. In questa seconda situazione, la porta che comunica fra i due scomparti è chiusa. Il topo non può fuggire, sarà quindi sottoposto alla punizione, alla quale non può sottrarsi. Questa punizione provocherà in lui un comportamento di inibizione. Egli apprende che ogni azione è inefficace e che non può né fuggire né lottare. Si inibisce. E questa inibizione, che nell'uomo si accompagna con quella che noi chiamiamo l'angoscia, provoca altresì nel suo organismo delle perturbazioni biologiche estremamente profonde. Questo fa sì che se egli viene a contatto con un microbo, oppure ne è egli stesso portatore, mentre in una situazione normale avrebbe potuto debellarlo, in questo caso, non potendo, ne sarà infettato. Nel caso di una cellula cancerogena che egli avrebbe distrutta, si avrà un'evoluzione cancerogena e inoltre i suoi disturbi biologici sfoceranno in tutte quelle che noi definiamo le malattie della civiltà o psicosomatiche: ulcere allo stomaco, ipertensione arteriosa, insonnia, stanchezza, malessere. In questa terza situazione il topo non può fuggire, subirà quindi tutte le punizioni. Ma si troverà di fronte un altro topo che gli servirà da avversario e, in questo caso, accetterà la lotta. Questa lotta è assolutamente inefficace, non gli permette di evitare la punizione, però gli consente di agire. Un sistema nervoso non serve che ad agire. Questo topo non avrà nessun disturbo patologico simile a quelli riscontrati nel caso precedente. Starà benissimo, e ciò malgrado l'aver subito tutte le punizioni. Invece, nell'uomo, le leggi sociali proibiscono normalmente questa violenza difensiva. L'operaio che vede tutti i giorni il suo capo reparto e non sopporta la sua faccia non può permettersi di fracassargliela, perché interverrebbe la polizia. E poi bisogna pure che ci non può fuggire caso, perché sarebbe la disoccupazione. E così tutti i giorni della settimana, tutte le settimane del mese, tutti gli anni talvolta che si susseguono, egli è inibito all'azione. L'uomo ha molti modi per lottare contro questo.
questa inibizione di agire, può farlo attraverso l'aggressività. L'aggressività non è mai gradita, è sempre in risposta a una inibizione di agire. Si raggiunge un'esplosione aggressiva che di rado porta un vantaggio, ma che sul piano del funzionamento del sistema nervoso è perfettamente spiegabile. Lo immaginavo. Confesso piuttosto che degli altri impegni. Noi ti siamo serviti da trampolino, adesso te ne freghi e ci molli. Porco Giuda, porco Giuda! Sbrigatevi! Di qui non mi muovo. Ma che bella mia figlia!